Tornare al cinema a me fa sempre piacere, soprattutto poi quando ci sono film così. E come avete visto dal titolo, sto parlando di The First Slam Dunk, diretto da Takehiko Inoue. È prodotto dalla Toei Animation, se non sbaglio, basato sull'omonima serie Slam Dunk, manga, scritta appunto da Inoue. Prima di guardare questo film non avevo né letto il manga né visto la serie animata, perché a quanto pare c'è anche una serie animata di cui io non ero a conoscenza. Però me ne hanno parlato talmente tanto bene e mi hanno detto soprattutto che non c'era bisogno di aver visto o letto nulla, che mi sono sentito quasi in dovere di andare al cinema e dargli i miei soldi. E la trama è abbastanza semplice: il film segue il protagonista Ryota Miyagi, che se non sbaglio nel manga, a quanto ho capito, non aveva nessun background sviluppato, e in questo film appunto decide di approfondirlo, rendendolo il protagonista del film. Dopo aver perso prima il padre e poi il fratello maggiore, a cui si ispirava tantissimo, soprattutto perché è nata da lui la passione per il basket, Miyagi si chiude in una bolla fatta di sofferenza, silenzi e faccia tosta, oltre a cacciarsi continuamente nei guai. Dunque, questo film prende questo personaggio così amato, eppure senza background, e riesce a dargli una nuova linfa, e quindi facendolo da subito, facendo affezionare il pubblico a questo personaggio. Ma quella che può sembrare, e lo è in realtà, una storia molto semplice, viene resa molto bene dall'utilizzo delle scelte temporali e narrative che questo film offre. Prima di tutto perché il film si muove avanti e indietro, quindi con flashback e flash forward. Seconda cosa perché abbiamo sì un vero protagonista, e le cui vicende però ruotano intorno a questa partita di basket, ovvero del campionato Inter-High del Giappone, tra la scuola Shohoku e la squadra, che è la squadra dei nostri protagonisti, e invece la squadra rivale, ovvero il Sanno, che è la squadra più temuta del paese perché non li ha mai battuti nessuno. E il loro unico scopo è quello di battere, non solo, umiliare anche gli avversari. Quindi, come già detto, la trama si sviluppa, si snoda attraverso questo fulcro del film, andando avanti e indietro narrativamente, però riuscendo anche a collegare tanti puntini dei protagonisti, rendendoli ancora più umani e facendoli conoscere soprattutto a chi, come me e come tanti altri, penso, non ha mai letto o visto niente di Slam Dunk. Quindi, grazie a questo espediente narrativo, il film praticamente prende un altro passo. Però non mi va a dirvi altro riguardo alla trama, anche perché magari c'è qualcuno che vuole godersela, ecco. Però dal punto di vista tecnico il film è stupendo, è incredibile. È fatto con una tecnica mista, ovvero tra computer grafica e disegno 2D. Computer grafica che non dà assolutamente fastidio, anzi, magari solo i primi 5 minuti può sembrare un po' straniante, però io mi sono abituato subito e devo dire che fa la sua porca figura, anche perché è usata per andare a mimare le tavole del fumetto, a quanto ho capito. E quindi si capisce subito il perché di questa scelta. C'è da dire che non è sempre perfetta, però secondo me ci sta, fa il suo lavoro anche di più. Per quanto riguarda i disegni, le animazioni invece sono fatte benissimo. Per chi magari sa come funziona il basket, ha visto qualche volta un giocatore di basket muoversi in campo, capisce subito la qualità di queste animazioni perché sono fatte veramente bene e in certi punti sembra di guardare una partita vera e propria, talmente sono fluide. Quindi gli appassionati troveranno sicuramente pane per i loro denti. E poi ci sono delle inquadrature stupende, soprattutto durante la partita, ti fanno sentire veramente in campo, cosa che magari in un film non è possibile dovuto alle limitazioni, come ad esempio io i film di calcio non li ho mai apprezzati appieno, anche perché appunto è molto difficile filmare delle scene così complesse. Ed è anche questo il bello dell'animazione, che permette di fare tutte queste cose. Quindi parliamo di un film, secondo me, fantastico, una storia di rivalsa fantastica, dei protagonisti veri, umani, che non sono perfetti, anzi, tutt'altro. Una storia di rivalsa come pochi altri film sportivi riescono a fare, perché ci vuole ben poco a scadere nella banalità della solita retorica sportiva.
E prendendo questi ragazzi, quindi, che hanno delle origini umili e sono sempre stati visti come degli outsider, quindi sempre messi ai margini della società, questa storia è veramente stupenda, oltre a trasudare amore per il basket da tutte le parti. Dunque, secondo me, il film è da vedere assolutamente. Se fate in tempo, andate a vederlo al cinema perché non ve ne pentirete, fidatevi di me. Dunque chiudo questa breve recensione dicendo andate a vederlo, se vi è piaciuto il video, e spero di sì, lasciate un mi piace, altrimenti lasciate un non mi piace. Se volete supportarmi potete iscrivervi al canale o comunque in descrizione trovate altri modi per farlo. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!